Oggi partenza da Sieci, entriamo in Firenze, Sesto Fiorentino, Prato e arrivo a Pistoia. Domanda quiz della decima tappa. Arriviamo a Pistoia e durante la spesa vediamo che in tutti i negozi è vietata la vendita di qualunque tipo di alcolico. Volete sapere il perché? Lo scoprirete soltanto vedendo. Lasciamo quindi la casetta del Bosco e in breve tempo ci ritroviamo nei pressi di Firenze. Mi sto rompendo la caviglia. Vediamo nella mappa che c'è una pista ciclabile lungo l'Arno, ma abbiamo qualche difficoltà a raggiungerla. E questa è la prima bici. Allora, Firenze come non l'avevamo mai vista, insomma, un posto bellissimo, Lungarno, l'inizio di Firenze, un'oasi di pace e tranquillità. Stamattina per arrivare, scendere giù dalla casa nel Bosco? Io sono anche scesa dalla bici perché c'è delle discese esagerate. Poi un po' di traffico per arrivare qui. Poi un po' di traffico, però rispetto alla Via Emilia non scherzo. E finalmente adesso speriamo che questa pista ciclabile ci segua per tutta Firenze, ci accompagni. Prima di partire ci eravamo ripromessi di non dilungarci nella visita di Firenze, perché ci eravamo già stati molte volte, ma poi, entrati in centro, non resistiamo all'incredibile fascino e ci sentiamo obbligati almeno ad un breve tour. In molti tratti dobbiamo scendere dalla bici e trasformarci in pedoni per la quantità di turisti. Cartoline, ricordo, mamma e figli. Grazie a molte piste riservate ai ciclisti, usciamo da Firenze. Arrivati a Prato, dedichiamo un po' di tempo alla visita del centro. Quindi Prato. Sulla statale che porta a Pistoia attraversiamo chilometri di vivai. Ed ora la risposta alla domanda quiz. Arrivati a Pistoia, scopriamo di essere capitati nel periodo del Pistoia Blues Festival, con concerti e conseguente divieto di vendita di alcolici. Trascorriamo quindi la serata immersi nella musica. Iscrivetevi al canale così da non perdere le prossime puntate
E se non li avete ancora visti, guardate tutti i video di Alessandra e Dante sulla Via Francigena.